Siamo al comunale di Via Sveffia, Castel Goffredo. La Castellana ospita il Ponte San Pietro nella quarta giornata del campionato di Serie D. Assenze dovute all'infortunio di Borgonovi, alle squalifiche di Ligarotti e Mariani. Subito una conclusione al terzo di Avanzini sopra la traversa. Stesso destino per una punizione di Micheloni al decimo. Andiamo con le immagini al ventesimo minuto. C'è il cross di Barca. Bertazzoli, palla sul fondo. È sempre la Castellana a fare la partita, azione solitaria di Bertazzoli, la parata a terra di Paleari, ancora Bertazzoli, lo scambio, la botta da fuori area di Avanzini, blocca Paleari, sempre la Castellana, c'è una gomitata di Binda a Petrocca, al 32esimo l'arbitro, che è il signor Andreini di Forlì, comanda il calcio di rigore, ammonisce anche Binda, come vedete. Calcio di rigore che si stampa sulla traversa, ha calciato Avanzini, occasionissima al 34esimo, primo tiro in porta degli ospiti al 36esimo, niente di che, è stato Vitali a impegnarsi, così si può dire, Goio. E poi guardate la traversa colpita sul calcio d'inizio del secondo tempo da Micheloni, ha sfiorato davvero la grande prodezza Micheloni. E poi una serie di batti e ribatti, la conclusione ultima è di Boldini, respinge un difensore, mette in calcio d'angolo, poi Pedrocca non trattiene il portiere, mette sul fondo Vitali, finisce 0-0. Ovviamente da sola fine abbiamo pagato un po' la partita di domenica, anche loro hanno giocato domenica, però noi abbiamo forse tenuto un ritmo altissimo nel primo tempo, però una buona Castellana, però non abbiamo fatto gol, abbiamo sbagliato un calcio di rigore che magari poteva cambiare la partita. La cosa positiva in questa giornata qua è che primo non abbiamo preso gol, secondo me non hanno neanche mai calciato in porta, però sono le partite più strane, perché magari tu sei lì che giochi, vuoi vincere, magari un errore e magari ti perdi la partita come succedeva l'anno scorso, come è successo quest'anno.